Salve a tutti ragazzi, sono Ashura e questa è una nuova puntata di Ashura's Corner. Dopo la fissa assurda per Puella Magi Madoka Magia, che ogni volta che lo dico mi salta un polmone, il mio spacciatore di fiducia, Marcolino, mi ha consigliato di vedere Sword Art Online. Inizialmente ero molto titubante, avevo visto qualche immagine, non è che mi convinceva tantissimo, ma poi sono andato in fissa. E per questo motivo, come al mio solito, ogni volta che guardo un anime che realmente mi ha colpito, sono talmente tanto ossessionato che acquisto tutti i vari action figure. Ma vabbè. Sword Art Online è un gioco di ruolo ambientato in una realtà virtuale in multigiocatore, chiamato anche VRMMORPG. Fine qui non ci vedo nulla di male, nulla di particolare, ma grazie a una console chiamata Nerve Gear, la quale si metterà qui sulla testa, non so come ho fatto così, ma vabbè, riuscirà a registrare completamente tutti i movimenti del corpo del nostro giocatore e, una volta disteso e quasi cadendo in un sonno, si ritroverà completamente trasportato e trasferito in questo mondo virtuale dove potrà fare qualsiasi cosa. E fine qui non ci vedo nulla di strano. Ma la cosa brutta avviene durante il day one. Durante il lancio del gioco tutti i giocatori si troveranno nella piazza e qui apparirà il creatore del gioco stesso, il quale inibirà il logout e quindi nessuno potrà più uscire da Sword Art Online e metterà delle leggi molto molto particolari. In pratica la morte del giocatore, quindi del PG all'interno del gioco, corrisponderà anche alla morte del giocatore nella vita reale, in quanto il Nerve Gear brucerà tutte le cellule del cervello, rendendo il povero tizio, il malcapitato, una neba. E già questa cosa è terribile, per la serie, che fai oggi? No, oggi uccido, faccio un gioco e ucciderò le persone random. E per potersi salvare da tutta sta baraonda, da sto caos assurdo, bisognerà completare tutti i vari 100 livelli, 100 piani che formeranno Sword Art Online. E ogni piano ci sarà un boss finale da ammazzare. Quindi immaginate il caos che si verrà a creare. Chiedo scusa se ho parlato troppo della trama di Sword Art Online, però per poter spiegare al meglio tutti i vari personaggi, il perché di certe azioni, anche il carattere, serviva a dare una certa impronta e una spiegazione aggiuntiva sulla trama, perché purtroppo Sword Art Online ha una trama molto ma molto particolare. Il protagonista assoluto di Sword Art Online sicuramente è Kirito. Kirito che era un beta tester che poi anch'esso si trova intrappolato in questo gioco mortale, però che secondo me all'inizio almeno della prima serie è un po' volemose bene, siamo tutti fratelli, tutti amici, salverò tutti. Proprio per questo all'inizio mi stava un po' sui marron glacé. E per questo motivo la mia scelta di questo unboxing è ricaduta su Asuna. Asuna è la protagonista femminile di questo fantastico, fantastico anime. E prima di tutto, cioè proprio è l'antitesi del sesso debole. Stavo dicendo dell'antisesso, non so perché. Perché è cazzutissima, fortissima e divertentissima. Tutte cose bellissime che finiscono conissima. E quindi quando l'ho vista, tipo, mi sono innamorato all'immediatamente. Dicevo, no, tu devi essere mia, farai parte del mio prossimo unboxing. Asuna, come Kirito, faranno parte di una delle gilde più forti che si troveranno alla prima linea. In pratica il loro compito è sconfiggere per primi i vari boss di tutti i piani per poter poi salvare il culetto a tutti. Sword Art Online è composto per ora da due serie all'incirca di 20-25 episodi l'una e posso dirvi che è molto molto bello perché vi prende tantissimo. Io la prima serie l'ho finita in 3 giorni. E merita molto. Io vi consiglio sempre di vedere la serie in lingua originale, quindi in giapponese con i sottotitoli in italiano, perché per quanto possa essere bello e fatti davvero molto bene il doppiaggio in italiano, io preferisco sempre la madrelingua. Questa è la scatola del nostro action figure. Come potete vedere lo standard è sempre lo stesso. Qui ci saranno tutte le varie posizioni e pose che potrà avere il nostro personaggio. E qui ci sarà un'altra immagine dimostrativa. Una volta tolto dalla scatola, questo sarà il contenuto del nostro action figure. Come potete vedere, questo è l'attacco speciale di Asuna, l'effetto molto molto carino. E poi avremo il nostro action figure, le due faccine intercambiabili, due spade, il braccio con la base e la bustina. Questa è la nostra Asuna in tutta la sua bellezza. Non fateci caso alla posa, però purtroppo ho dovuto usare questa posizione per dare una maggiore visibilità ai vari accessori e dettagli del nostro action figure. Come potete vedere,
I dettagli sono perfetti, guardate anche la gonna, i vari ghirigori e i vari simboli sull'armatura. Però un dettaglio per esempio che non mi piace tantissimo è il dettaglio dei capelli. Questo giunto in vista secondo me se lo potevano alquanto risparmiare. Una volta cambiato le varie mani, aggiunto l'effetto della spada e cambiato la faccia intercambiabile, questo sarà il nostro risultato. Come potete vedere, la timida e innocente Asuna si è trasformata in una guerriera cazzutissima, come potete vedere. È una delle pose che amo di più, perché davvero il personaggio cambia completamente, cioè, e lo trovo davvero perfetto, stupendo. Se dovessi dare un voto oggettivo a queste action figure, direi che darei un 8. È bella, è bella, non ha tantissimi difetti o altro, però avrei preferito sempre qualche oggetto in più, perché su Sword Art Online ci sono tantissimi oggetti che potevano essere aggiunti alle varie, ai vari personaggi, e posso dirvi che sia in Kirito che in Asuna tutto questo diciamo che non è successo, non hanno messo questi oggetti in più, e questo mi ha fatto un po' storcere il naso. Sì, c'è l'effetto dell'attacco di Asuna, però potevano sforzarsi un po' di più, eh. Anche questo unboxing è giunto al termine, vi ricordo sempre che potete mettere un pollice in su se vi è piaciuta la puntata e se vi piace l'anime, anzi se avete anime da consigliare scrivetelo qui nei commenti, anche perché ho quasi finito la mia scorta di anime, quindi sto già andando in astinenza. Vi ricordo sempre che potete iscrivervi al canale per seguire tutti i vari video e i vari aggiornamenti e condividere ovunque volete. Per ora è tutto, Ashura vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima puntata.